Come ogni giorno torniamo a parlare degli ascolti TV. In questione la serata di martedì 20 ottobre 2020 che vede sfidarsi la finale di Temptation Island e Imma Tataranni sostituto procuratore. L'ultima puntata del reality delle tentazioni, condotto da, ha vinto nuovamente, dopo aver conquistato la prima serata dello scorso 7 ottobre. L'appuntamento finale ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.504.000 di telespettatori con il 21% di share. Intanto, su Rai 1, Imma Tataranni, sostituito procuratore ha intrattenuto 3.589. .000 di telespettatori pari al 16.2% di share. La fiction Rai ha sicuramente interessato una buona fetta di pubblico. Su Rai 3 Cancelletto Carta Bianca ha intrattenuto 1.190.000 di telespettatori pari ad uno share del 5%. Presentazione di 11 minuti, 942.000 3.5%. Buono anche per Fuori dal coro, invece, su Rete 4 ha tenuto incollati al piccolo schermo 846. .000 telespettatori con il 4,6% di share. L'ultima puntata di Temptation Island ha decisamente conquistato una grande fetta di pubblico, nel corso della prima serata di ieri. Il reality delle tentazioni ha concluso questa nuova edizione con tutti i confronti delle sei coppie. Nel pomeriggio, hanno tenuto compagnia al pubblico italiano le varie soap in onda su Canale 5, che hanno registrato i seguenti dati, Beautiful 2. .909.000 di telespettatori, 18.5%, Una vita 2.776.000 di telespettatori, 18.4%, e Il Segreto 1. .737.000 di telespettatori, 15,8%, buono anche il Paradisi delle Signore che ha conquistato la presenza di 2.006.000 di telespettatori con il 17% di share. Intanto, sempre nelle prime ore pomeridiane, Uomini e Donne ha intrattenuto 222.000 di telespettatori con il 21,6% di share, finale, 2.227.000 18,6%. In seguito, Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso ha conquistato la presenza di 1.774.000 di telespettatori, 16.3%, nella prima parte. 2.206.000 di telespettatori, 17.5%, nella seconda parte 1.934.000 spettatori, 13,5%, nella terza parte di breve durata. E se parliamo di preserale i protagonisti sono sempre L'Eredità e Caduta Libera. Questa volta, L'Eredità, la sfida dei sette ha tenuto incollati al piccolo schermo 2. .662.000 di telespettatori,
16.3%, mentre l'eredità 4.176.000 di telespettatori, 19%. E ricaduta libera, inizia la sfida e intrattenuto 2.326.000 di telespettatori, 15%. E ricaduta libera 3.678.000 di telespettatori, 18.2%. Nell'Access Prime Time, Soliti Ignoti su Rai 1 ha conquistato la presenza di 4. ...571.000 di telespettatori con il 17.1%. Discher Striscia la notizia su Canale 5 ha intrattenuto 4. ...538.000 di telespettatori con un share del 16.9%. Ti potrebbe anche interessare.